Sono circa le 4 di una fredda mattina di dicembre e un giovane ufficiale, poco più che ragazzo, sta scavalcando le mura di un forte nemico, accompagnato da pochi uomini. Sconfiggono subito i nemici che ci sono all'interno e sembrano avere la meglio. Ma poi ecco che arriva il contrattacco. Dal buio della notte spunta un numero soverchiante di nemici. Il giovane ufficiale è circondato e proprio mentre lotta nella mischia con la spada in pugno, una lancia gli trafigge in pieno la carne. È la notte del 18 dicembre 1793, la notte in cui il mondo per la prima volta sente parlare di Napoleone Bonaparte. Nell'estate 1793, la Francia della Rivoluzione era sul punto di collassare. Lanciatasi solo un anno prima in una guerra di aggressione contro il resto d'Europa, adesso era minacciata da più fronti. I britannici erano appena sbarcati a Dunkerque, gli austriaci si preparavano a invadere dal Belgio, e i prussiani dal Reno, i piemontesi da Nizza e gli spagnoli dai Pirenei. Ma le minacce non venivano solo dall'esterno. Le drastiche misure del regime del terrore di Robespierre avevano provocato rivolte prima in Vandea e ora anche nel sud del paese. Qui le prime a ribellarsi furono le città di Marsiglia e Avignone, alle quali seguì presto anche Tolone. Ma questa città era diversa da tutte le altre. La sua posizione strategica nel Mediterraneo la rende infatti da sempre un punto di riferimento imprescindibile per la flotta francese. Possederne il controllo vuol dire di fatto gestire l'accesso della Francia al Mare Nostrum. Non deve stupire allora che la rivolta di Tolone abbia attratto l'attenzione della flotta britannica nel Mediterraneo. Il suo comandante, il viceammiraglio Sir Samuel Hood, 68enne con una lunga esperienza nella guerra d'indipendenza americana, ignorò le richieste di aiuto di Marsiglia e Avignone, ma non si lasciò sfuggire l'opportunità offerta dalla rivolta di Tolone. Così, la mattina del 28 agosto 1793, portò le sue navi nel porto della città e sbarcò un primo contingente di 1.400 soldati britannici, ai quali nei giorni seguenti si aggiunsero truppe provenienti dalla Spagna, da Napoli e dal Piemonte. Con i soldati stranieri ormai presenti sul proprio suolo, si apriva così il momento più drammatico per la Francia rivoluzionaria. La risposta del governo giacobino fu immediata. Venne organizzata un'armata al comando del generale François Cartaux, 42enne, ex pittore. Questa prima piegò facilmente le rivolte di Marsiglia e Avignone, rimaste ormai senza appoggi, e infine raggiunse Tolone da ovest. Nel frattempo, da est convergeva sulla città anche una seconda armata francese, comandata dal generale Lapoix, distaccata dal fronte italiano. La situazione tattica che si presentava davanti ai comandanti francesi era tutta a loro svantaggio. La città, infatti, era circondata via terra da una rete di forti, che costituivano un perimetro a U rovesciata lungo 13 chilometri. A nord, il monte Faron, con in cima il forte omonimo, rappresentava una difesa imponente e divideva fisicamente le due armate francesi, che furono costrette ad operare quasi tutto il tempo separatamente. Come se ciò non bastasse, le navi inglesi e spagnole nel porto fornivano fuoco di copertura con i loro cannoni e soprattutto rifornimenti. Un assedio classico non era quindi possibile, perché gli assediati non sarebbero mai stati presi per fame. Allo stesso tempo, un assalto a testa bassa con colonne ammassate di fanteria, la tattica preferita dei generali della rivoluzione, sarebbe stata un vero e proprio suicidio contro tale difesa. Davanti ad uno scenario del genere, i due comandanti francesi, inesperti e poco competenti, non solo avevano le idee poco chiare, ma erano anche in aperto disaccordo tra loro. Per loro fortuna, però, nel loro staff c'era un giovane ufficiale di artiglieria che invece aveva capito esattamente come bisognasse agire. Il suo nome era Napoleone Bonaparte. In quell'estate del 1793, ad appena 24 anni, Napoleone era solo uno sconosciuto capitano di artiglieria, senza alcuna rilevante esperienza sul campo. A Tolone poi c'era arrivato come rimpiazzo. Sostituiva infatti il precedente comandante dell'artiglieria dell'armata di Cartaux, rimasto ferito nelle scaramucce iniziali. Tuttavia, un'esperienza che poi si rivelerà fondamentale, Napoleone l'aveva già maturata.
Infatti, solo pochi mesi prima aveva stilato una relazione per il governo sullo stato dei porti della Corsica. Nel documento, tra le altre cose, aveva individuato lo schema per le difese del porto di Ajaccio. Se si confrontano la mappa del porto di Ajaccio e la mappa del porto di Tolone, la somiglianza è impressionante. Entrambi hanno due rade dove ancorare le navi, una più esterna e una più interna, ed entrambe hanno un pronunciato promontorio sul lato occidentale. Proprio questo promontorio, che nel caso di Tolone alla sua estrema propaggine in punta alle Guillette, era la chiave di volta. Infatti, stanziando lì una batteria di artiglieria, era possibile bombardare le navi e chiudere l'accesso al porto. Senza il sostegno militare e materiale della flotta, gli inglesi non avrebbero potuto resistere a lungo. Nonostante la bontà delle sue idee, non fu facile per il giovane Napoleone farsi ascoltare. Nonostante tutto, però, non si scoraggiò e si mise subito in azione. Il suo primo passo fu la costruzione di un gran numero di batterie tutto attorno alla città. Mancava tutto: cannone, polvere e soprattutto uomini che sapessero usarli. Napoleone fece requisire tutto quello che trovò nei paesi attorno e addestrò i soldati all'uso dei pezzi. Col passare delle settimane, le batterie entrarono in funzione una dopo l'altra e mantennero un fuoco fastidioso sulla flotta anglo-spagnola. Si trattava in realtà di una mossa dal valore più politico che militare. Infatti, sparpagliare così tanto le batterie andava in realtà contro allo stesso principio che poi sarà molto caro a Napoleone di concentrare il fuoco dell'artiglieria. Mentre i generali francesi temporeggiavano, gli inglesi riconobbero l'importanza di Punta Le Guillette e vi sistemarono la loro posizione meglio difesa, Forte Malgrave, detto anche la piccola Gibilterra, proprio per la sua imponenza. Per risposta, Napoleone fece costruire una nuova batteria proprio davanti al forte, una posizione pericolosamente esposta dove i suoi uomini venivano colpiti a decine. Per incoraggiare i soldati, Napoleone rinominò la batteria degli uomini senza paura, e da allora non mancarono mai volontari per quella scomoda posizione. Il suo talento per la propaganda era insomma già ben evidente. La vera svolta, però, arrivò soltanto il 16 novembre, quando venne nominato un nuovo comandante dell'armata francese, Jacques Ducoumier, 55 anni. A differenza dei suoi predecessori, Ducoumier era un soldato di professione, con un'ampia esperienza sul campo. Riconobbe subito la bontà delle intuizioni di Napoleone e si mise in moto per attuarle. Elaborò così un piano d'azione basato su più attacchi simultanei che confondessero gli alleati. Due sarebbero state le direttrici principali. La prima, contro Forte Malgrave, in modo da conquistare la cruciale Punta Le Guillette e permettere finalmente a Napoleone di insediarvi la sua artiglieria. L'altra a nord, contro il Monte Faron, in modo da sovrastare la città. Alle 2 del mattino del 18 dicembre, sotto una tempesta di pioggia e col favore dell'oscurità, Ducoumier lanciò il tanto atteso attacco. Nel buio le colonne francesi avanzarono non viste fin davanti a Forte Malgrave. Napoleone con una ventina di uomini fu tra i primi a scavalcare le mura e a saltare dentro. Ancora confusi, gli inglesi avevano solo pochi uomini all'interno e il gruppetto di francese ne ebbe facilmente ragione. Poi però arrivò il contrattacco. Circondati e sovrastati in numero, gli uomini di Napoleone si lanciarono in un disperato corpo a corpo. Fu allora che una baionetta trafisse in pieno la coscia di Napoleone. Questo fu uno dei momenti in cui Napoleone andò più vicino all'essere ucciso in battaglia. Per sua fortuna, però, Ducoumier fece arrivare i rinforzi giusto in tempo. Presto i francesi furono in superiorità e gli inglesi vennero respinti. Mentre Forte Malgrave cadeva, anche il contemporaneo attacco sul Monte Faron veniva risolto da un giovane e brillante ufficiale. Infatti, dopo che ben tre assalti frontali erano stati respinti, il 35enne generale André Massena, comandante di una delle colonne francesi, decise di deviare a sud-est del monte, verso le trascurate difese di uno dei forti laterali. Dopo aver avuto ragione dei pochi uomini che lo difendevano, Massena poté aggirare il Faron, circondando e isolando i soldati in cima. Quando sulla città fu finalmente giorno, la situazione era ormai chiara. Mentre Napoleone finalmente allestiva la sua batteria su Punta Le Guillette,
gli alleati si rimbarcavano in disordine sulle navi, abbandonando Tolone e il suo porto. La vittoria francese a Tolone salvò la Repubblica rivoluzionaria dal tracollo e permise alla Francia di conservare la sua flotta. Tuttavia, il suo lascito più importante fu nel lungo periodo. Infatti, una nuova generazione di talenti emerse a Tolone, primo tra tutti Napoleone, ma non solo, anche molti dei suoi migliori generali e marescialli combatterono per la prima volta insieme a lui durante i lunghi mesi dell'assedio. Ma quello che pochi considerano è che anche tra i britannici a Tolone emersero nuovi talenti. Un uomo in particolare, che in quell'occasione non ebbe un ruolo molto importante, ma che invece sarebbe stato destinato in futuro a spezzare per sempre i sogni di egemonia di Napoleone, l'allora capitano di vascello Orazio Nelson.